Ciao ragazze, in questo video voglio mostrarvi come ho deciso di riorganizzare il mio armadio. Era da un po' di settimane che volevo sistemarlo perché ultimamente era diventato un po' un casino. Sapete che io ho l'armadio metà a vista e metà invece il classico armadio con le ante. Quello a vista era diventato un po' incasinato, un po' disordinato, specialmente sul ripiano. Ho un ripiano libero in vetro dove ultimamente stavo mettendo un po' di tutto e visto comunque e l'armadio a vista non mi piaceva come si presentava perché era veramente tutto incasinato e quindi mi è venuta voglia di riorganizzarlo tutto e ho pensato quindi di mostrarvi come ho deciso di sistemare il mio armadio. Molto brevemente vi spiego un attimo il tipo di armadio che ho. È un armadio di Ikea e sono quelli che si possono comporre a vostro piacimento, quindi io ero andata sul sito di Ikea, magari vi lascio il link qua sotto nell'info box, e avevo insomma progettato il mio armadio come più mi piaceva. E poi sono andata all'IKEA, mi sono stampata la lista di tutte le cose che dovevo acquistare e anche il punto vendita dove andavo, quindi veramente comodissimo. Sono andata in negozio, sono andata nel magazzino e ho acquistato tutti i pezzi per comporre poi il mio armadio. Quindi se anche voi volete un armadio di IKEA e volete realizzarlo a vostro piacimento, potete realizzarlo sul loro sito nella zona, insomma, progetto dedicato a questo armadio. Circa un annetto fa, forse anche un po' di più, avevo già registrato il tour sul mio armadio, magari se volete guardarlo ve lo lascio qua nelle schede o qua sotto nell'info box, insomma qua da qualche parte, però avevo piacere a farvi vedere come appunto ho deciso di riorganizzarlo perché sono rimasta veramente molto contenta, molto soddisfatta del mio lavoro, ci ho messo quasi un pomeriggio intero e quindi avevo piacere a condividerlo con voi. Adesso non mi perdo più in chiacchiere e vi lascio al video. Eccoci ragazze, questa è la vista in generale del mio armadio. Come vi ho detto nell'introduzione, il mio armadio è di IKEA e l'ho composto dall'inizio alla fine in base alle mie preferenze. Allora, sulla prima parte, quindi contro la parete, ho deciso di mettere l'armadio a vista, quindi non ho scelto di utilizzare le ante, ma come potete vedere si vede tutto quello che c'è all'interno dell'armadio. Parto dall'armadio a vista, quello che resta contro alla parete. In alto, in questo scomparto, in realtà non è cambiato praticamente niente. Ho due scatole delle scarpe. La scatola degli UGG è vuota perché adesso li sto utilizzando, però durante l'estate li vado a riporre sempre nelle loro scatole. Mentre invece questa scatola di Moschino, all'interno ci sono degli stivali da pioggia che sono veramente molto ingombranti perché arrivano al ginocchio in gomma e quindi, visto che non li utilizzo troppo spesso, li lascio sempre in questo ripiano. E poi c'è questo sacchettino dove all'interno c'è la mia O-bag, però essendo colore azzurro Tiffany è un colore super estivo, la utilizzo soltanto in estate e quindi durante l'inverno la ripongo nella sua dust bag e poi vado a posizionarla sempre in questo spazio dell'armadio. Subito dopo c'è sicuramente una delle mie parti preferite dell'armadio, ovvero i vestiti a vista. Sono andata a metterli molto più in ordine sia per quanto riguarda i tessuti, per quanto riguarda il modello, ma anche per quanto riguarda dei colori, quindi partendo dal colore più chiaro, dal bianco, tonalità di grigio fino ad arrivare al colore più scuro. Ho messo i pellicciotti, il mio giubbino di Zara che sto adorando e che sto utilizzando sempre tutti i giorni, e poi i maglioncini, quelli che utilizzo più spesso in questo periodo dell'anno. Prima avevo sempre dei vestiti, però erano messi un po' più a casaccio, non erano proprio ordinati, anche per quanto riguarda il tono di colore, era un po' un misto di colori, non mi piaceva molto e quindi ho preferito riordinarli bene in base alla tonalità di colore. Subito sotto i vestiti c'è questo ripiano e ho scelto di farlo in vetro perché mi piaceva l'idea di vedere quello che c'era sotto, e sopra il piano sono andata semplicemente a posizionare questa borsa di Michael Kors, la Jet qualcosa, ora non ricordo precisamente il nome, e l'ho semplicemente appoggiata sul ripiano anziché tenerla nascosta nell'armadio. Subito sotto c'è questo ripiano che è scorrevole, quindi viene verso l'esterno. Su questo ripiano, come sempre, ci sono tutti i miei gioielli, però ho deciso di riorganizzarli, di sistemarli un po' meglio e dopo vi faccio vedere più da vicino come ho deciso di riorganizzarli appunto. Sotto il ripiano c'è questo cassetto, anche qua ho preferito utilizzare il vetro e non il classico cassetto bianco laccato perché mi piaceva l'idea di avere il cassetto a vista, visto che comunque questa è la parte di armadio a vista. In questo cassetto, come sempre, c'è il mio intimo, le calze, eccetera, però ho aggiunto i pigiami che prima erano nella cassettiera e anche qua dopo vi faccio vedere più da vicino come ho organizzato, come ho sistemato questo cassetto. Sotto il secondo cassetto, invece,
c'è questo, come chiamarlo? C'è questo scomparto dove come sempre ho posizionato un po' di scarpe, la mia borsa di Stella McCartney, delle pochettine, un maglioncino giallo per dare un tocco di colore, degli shorts, un paio di UGG, insomma ho messo un po' di cosine un po' così a caso, ho mischiato un po' di cose. L'ultimo scomparto è dedicato principalmente alle scarpe, in realtà oltre a quelle che vedete ce ne sono altre che sono dietro perché l'armadio è molto profondo, quindi riesco a farci stare molte più cose di quelle che in realtà si vedono. Ho messo nella parte dietro le scarpe che utilizzo un po' meno, come ad esempio le ballerine, che perché in questo periodo fa molto freddo, quindi non le sto utilizzando, le infradito. E poi davanti invece ci sono le scarpe che sto utilizzando di più, mentre gli UGG che sto utilizzando tanto li ho spostati e li ho messi dall'altra parte della stanza. Qua ci sono due paia di All-Star e poi ci sono degli stivaletti che utilizzo molto spesso in questo periodo, quindi tutte le scarpe che utilizzo di più le ho messe in questo scomparto. Ho diviso i gioielli in base alla loro tipologia, in base al modello. Ad esempio le collane più grandi, più appariscenti, le ho messe tutte nell'ultima parte, in questi ultimi scomparti, ma anche in questi primi due. Queste collane sono principalmente quasi tutte di Happiness Boutique, poi ad esempio questa è di Zara. Sono delle collane che mi piacciono veramente molto. Occupano parecchio spazio, quindi quelle più grandi le ho posizionate da sole, mentre invece queste ad esempio che sono un po' più piccoline sono riuscita a farle stare nello stesso scomparto insieme. Nella parte davanti invece sono andata a posizionare tutte le scatoline di Tiffany per ogni scomparto per avere lo stesso colore all'inizio del ripiano, diciamo. Poi in questo primo scomparto ho messo due bracciali maglia grande di bigiotteria, mentre invece nel secondo scomparto sono andata a posizionare tutti gli anellini dorati. Nel terzo scomparto invece sono andata a posizionare tutti i miei anelli argentati. E invece gli ultimi tre scomparti sono tutti e tre dedicati ai Tiffany, quindi qua posizioni in tutte le scatoline tutti i miei gioielli Tiffany. Poi in questo scomparto invece sono andata a mettere degli occhiali da sole che utilizzo d'estate in piscina perché non sono di marca, quindi anche se si rovinano non mi interessa. Mentre invece in questa scatola di Happiness Boutique ci sono delle collane, sempre collane gioiello, però un po' più colorate, quindi le ho messe tutte qua dentro. Subito dopo c'è un'altra scatola di Happiness Boutique, qua invece ho gioielli un po', delle cianfrusaglie, gioielli che utilizzo molto meno, alcuni anche un po' rovinati, li ho messi tutti qua perché veramente si può dire che utilizzo un gran poco. E invece qua ci sono tutti dei braccialettini un po' smistati, come ad esempio dei braccialettini di perle, questi che mi piacciono molto, sono sempre comunque tutti braccialettini di bigiotteria. E poi in questi ultimi scomparti, come vi dicevo prima, sono andata a mettere tutte le collane gioiello, quelle più grandi, le ho posizionate tutte singolarmente per ogni scomparto. E in questi ultimi due invece ho posizionato qua delle collane un po' più colorate, poi c'è una scatola di Pandora, ci sono dei braccialettini dorati e rigidi e poi qua in questi sacchettini azzurri ho messo altri gioielli che utilizzo un po' meno. Nel secondo cassetto invece ho messo tutto l'intimo, i pigiami, le calze e ho diviso tutto con questi divisori sempre di IKEA. In questo più piccolino sono andata a mettere alcuni dei miei reggiseni. Qui davanti invece ho messo dei leggings di H&M con il faccino di Topolino, questi grigi oppure questi neri. Sono dei leggings che utilizzo per stare in casa bella comoda oppure anche per dormire quando mi va. In quest'altro contenitore, quello accanto ai reggiseni, ho messo tutte le calze nere, più queste nuove di Calzedonia con il fiocchettino. Dietro poi ci sono questi due contenitori un po' più lunghi. In questo contenitore ho tutte le calze maglia e come potete vedere le ho tutte praticamente nere. E invece in questo contenitore ho tutte le mie mutande. In questo spazio che restava vuoto invece ho posizionato la mia sciarpa di Burberry. Poi in quest'altro contenitore quadrato, quindi un po' più grande rispetto a questi, ho messo tutte le mie calze più carine, quelle più colorate, più coccolose, morbidose. Queste ad esempio sono un acquisto recente di novembre, insomma, di Tezenis. Poi dietro ho delle calzine a tema natalizio che ho acquistato da H&M, queste con il fiocchettino rosa sempre di Tezenis. Insomma, tutte le mie calzine più carine sono riposte in questo contenitore. E subito dopo, vicino a questo contenitore delle calze, c'è un altro contenitore sempre di IKEA, questo cassetto pieno di contenitori, dove ho messo tutti gli altri reggiseni, tipo ad esempio questo carinissimo con l'unicorno di Tezenis. E per concludere, in questo spazio qua, strano ma non ci sono dei contenitori, sono andata a mettere tutti i miei pigiami, tipo questo, super morbidoso, carinissimo, con la pecorella di Oysho, questo sempre di Oysho, insomma ho messo tutti i miei pigiami.
Subito dopo l'armadio a vista, ovviamente c'è l'armadio con le ante. Le ante sono delle semplicissime ante lisce bianche laccate, le più semplici che potete trovare da Ikea. Mentre invece i pomelli, perché anche quelli si possono acquistare, potete scegliere che tipo di pomelli andare ad inserire nel vostro armadio. Io ho scelto questi rotondi perché sono molto simili, sono quasi identici a quelli della cassettiera. Avete presente la famosissima cassettiera di Ikea? Ecco, la cassettiera Hemnes ha i pomelli fatti in questo modo. Quelli della Hemnes sono leggermente più pacchi, mentre questi dell'armadio sono un po' più lucidi, però c'era soltanto questa variante. Però questi erano sicuramente quelli che si avvicinavano di più al resto dei mobili che ho nella stanza, e quindi ho deciso di scegliere questi. Adesso vi faccio vedere quello che c'è all'interno dell'armadio e come ho deciso di riorganizzarlo. Partendo dalla parte più alta dell'armadio, c'è questo bastone dove vado ad appendere tutti i vestiti, le magliette, quelle cose che magari si stropicciano se restano piegate, quindi preferisco tenerle belle appese, così almeno si rovinano, si stropicciano un po' di meno. Anche qua ho deciso di riorganizzare un po' come per quanto riguarda la zona dei vestiti a vista, in base alla tipologia di colore. Quindi sono partita da un colore più chiaro, quindi dai giubbini, dai chiodi di Zara color pastello, andando via via poi verso il colore più scuro, e guardate quante cose nere ho. Qua ho appeso un po' di tutto, appunto i giubbini, i chiodi di Zara, i giubbini di jeans, magliettine, camicette nere che appunto si stropicciano e si restano nel cassetto, vestitini, insomma c'è un po' di tutto. Sono andata più che altro ad organizzarlo in base al colore, quindi ho messo tutte le cose nere nella parte destra e poi le cose un po' più colorate nella parte sinistra, però c'è un po' di tutto. Scendendo su questo ripiano, prima c'erano, avete presente le scatole di Ikea, quelle di cartone che si devono montare a righe bianche e rosa? Ecco, prima le avevo su questo ripiano al posto dei jeans, e all'interno di quelle scatole durante l'estate tengo i vestiti invernali, mentre durante l'inverno ovviamente tengo i vestiti estivi. E ho deciso di spostarli perché erano veramente pieni, stavano esplodendo, quindi li ho spostati da un'altra parte, e questo piano l'ho dedicato tutto ai jeans, alle tute e anche qualche camicetta di jeans. Partendo da destra sono andata a posizionare tutti questi jeans, questi sono tutti i miei jeans color jeans. Ho deciso di partire dal colore più scuro e andare via via al colore più chiaro. Ho deciso di organizzare l'armadio in base ai colori per avere il tutto un po' più ordinato e più bello anche da vedere. Qua ci sono diversi tipi di jeans, jeans skinny, quelli con gli strappi sulle ginocchia, i jeans boyfriend, quindi quelli tutti larghi con magari dei buchi giganti su tutte le gambe, insomma tutti i miei jeans color jeans. Qui accanto invece ho deciso di mettere soltanto i jeans o neri o bianchi, oppure in questo caso ho inserito anche questi rosa che sono gli unici colorati che ho, quindi ho deciso di metterli qua. Anche qua ci sono diversi tipi di jeans, quelli con gli strappi sulle ginocchia, quelli con gli strappi un po' su tutta la gamba, quelli semplici, skinny, si parte dal colore più chiaro, ovvero dal bianco, e poi si arriva al nero. Mi piace molto la divisione che ho fatto per quanto riguarda i jeans. Prima li avevo tutti impilati uno sopra l'altro, invece così preferisco, che se ho bisogno di un paio di jeans neri li trovo subito qua, mentre invece se ho bisogno di jeans color jeans so dove cercare, insomma è un po' più ordinato per cercare meglio le cose. Qua nell'angolo invece ho posizionato tutti i miei pantaloni della tuta e anche questi leggings per fare palestra di Bershka, super aderenti, le cose più sportive, le tute, insomma le ho posizionate tutte in questo angolino. Qui davanti invece sono andata a mettere le mie due camicie di jeans, ho soltanto queste due, e visto che mi era rimasto questo angolino ho deciso di lasciarli qui sopra. Subito sotto c'è questo ripiano scorrevole che è praticamente identico a quello dei gioielli, con l'unica differenza che quello dei gioielli aveva ai divisori trasparenti, mentre invece qua ci sono sempre dei divisori, però si possono togliere, vedete, sono semplicemente appoggiati sopra. Io in realtà in questo momento non li sto utilizzando come divisori, ma non mi andava di toglierli perché sinceramente non so dove metterli, quindi li ho lasciati qua e semplicemente sopra sono andata ad appoggiare in questa prima parte tutte le mie cuffiette, fasce per i capelli, berrettine dell'inverno. Però volendo, questi divisori sono molto utili anche per andare a inserire o i gioielli oppure le cinture, i foulard, cose un po' più piccoline. Molto velocemente, qui in fondo ho due fasce per i capelli, tutte e due di H&M, questa berrettina con le orecchiette di Zara e poi qua altre berrettine, questa borgogna, questa fucsia bellissima e questa tutta nera che sono invece di H&M, sempre di H&M. Poi ho messo queste calze maglia un po' particolari con tutti i buchi, gli strappi, quindi li ho posizionate qua perché non mi andava di inserire con le calze maglia, perché comunque sono due cose completamente diverse. E poi qua sono andata ad aggiungere qualche maglioncino perché c'era un po' di spazio e quindi ho messo giusto tre maglioncini. Sotto poi c'è questo cassetto sempre con la base in vetro e all'interno di questo cassetto sono andata a mettere tutte le mie cose nere, tutte le magliettine, i maglioncini,
tutto ciò che è nero è praticamente in questo cassetto. Qua all'inizio ho messo alcuni maglioncini, veramente c'è un po' di tutto, dei maglioncini e le magliettine un po' più leggere, però tutto ciò che è nero è qua. Invece in questo contenitore sono andata a mettere tutti i miei body, quelli un po' più semplici, quelli più particolari, tutti i body che possiedo, ho deciso di inserirli in questo contenitore perché tante volte o si stropicciano oppure non li trovo in mezzo a tutte queste cose, quindi visto che mi avanzava questo contenitore ho deciso di utilizzarlo in questo modo. Il resto del cassetto ve lo faccio vedere molto velocemente, ad esempio questo maglione nero che è veramente ingombrante, molto molto grande, l'ho lasciato sotto. Poi c'è questo maglioncino a pois di maglioncino, questa felpina a pois di Zara e questa vestaglia nera di H&M, insomma tutti i maglioni, tutte le cose un po' più pesanti e nere sono in questo cassetto. Poi c'è quest'altro cassetto che invece ha la base laccata bianca. Qua ho messo tutto ciò che non è nero, a parte queste gonne, però tutto il resto che non è nero è in questo cassetto. Qui sulla destra sono andata a mettere tutte le mie gonne di tutti i colori, quindi appunto quelle nere, quelle la gonna dorata, insomma tutte le gonne che ho questa glitterata, tutte le gonne insomma che utilizzo in inverno sono su questo lato del cassetto. Nella parte restante del cassetto sono andata a mettere tutte le magliettine, maglioncini, felpe non nere, ad esempio questa con le perline l'ho acquistata recentemente ed è di Zara, anche questa di Zara di 2 anni fa con la scritta Barbie, in collaborazione con Barbie, questa glitterata di H&M, un'altra felpa grigia, insomma tutto ciò che non è nero è all'interno di questo cassetto. Quindi se voglio vestirmi non di nero so che devo aprire questo cassetto e mi piace molto aver deciso di organizzare tutti i cassetti, tutto l'armadio in base un po' ai colori per avere appunto tutto più ordinato come vi dicevo prima e sono veramente molto soddisfatta. Nella parte più bassa dell'armadio c'è questa cesta, anche questa è scorrevole come i ripiani che vi ho fatto vedere prima. Qua prima tenevo tutte le scarpe, alcune delle scarpe, mentre invece adesso sono andata a posizionare tutto ciò che riguarda il mio letto, quindi i cuscini, le federe, tutto quello che appunto riguarda il mio letto, visto sapete che mi piace cambiare il colore dei cuscini eccetera, sono andata a metterli qua. Mancano ancora diverse cose, devo cercarle con calma perché sono un po' sparse nei vari armadi e poi vado ad aggiungerle tutte qua. Ad esempio questi cuscini sono veramente molto ingombranti perché non c'è la possibilità di andare a togliere la federa, quindi quando non voglio utilizzare questa fantasia devo per forza andare a mettere via tutto il cuscino, quindi vedete quanto è ingombrante. Prima erano un po' sparsi nei vari armadi, nelle varie scatole, però ho deciso di riorganizzare questa cesta e utilizzarla proprio per tutto ciò che riguarda la mia biancheria letto. Devo ancora finire di sistemarla, però l'idea è questa e mi piace molto. Rieccomi, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato magari qualche idea in più su come organizzare il vostro armadio, specialmente se come me avete l'armadio a vista. Un'altra cosa, vi ricordo di guardare nell'info box perché c'è il nome di una nuova vincitrice del vecchio giveaway che ho aperto ormai da un po' di tempo. Venerdì scorso, nel video appunto di venerdì scorso, ho messo il nome della vincitrice ma la vincitrice non mi ha contattata, quindi visto che è passata una settimana ho fatto di nuovo un'altra estrazione, quindi trovate il nome della nuova vincitrice qua sotto nell'info box, mi raccomando, e devi contattarmi una settimana di tempo, se non è che questa ragazza poi mi contatterà entro una settimana, venerdì prossimo ci sarà un nuovo nome di una nuova vincitrice. Basta, io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!